Oggi si parte da qui, si va verso il Monte Cristallo, fa un freddo boia cane, io solo con la maglia a maniche corte. Qui stanno, vedete, dei cambiamenti. Stanno giù su un parcheggio grande, dove si parcheggiano centinaia di persone. Qua c'è una sbarra chiusa, non vorrei che sopra non si può andare. Hanno messo le pietre pure qua, stanno chiudendo, hanno chiuso un sacco di strade, chissà come mai. C'era un parcheggio enorme, andavano più di 100 macchine. Adesso le macchine si devono arrangiare per strada. Questa è una delle montagne più pericolose, Monte Cristallo. Anche se non voglio arrivare in cima, voglio tentare di arrivare al secondo rifugio. Anche se perché il secondo rifugio si sale tramite sabbia come questa, con una salita ripida. Prima c'era la funivia, adesso non c'è più. E la gente si deve arrangiare. E vorrei andare anche io a vedere da sopra che ci sto, se ci riesco. E mi sono dimenticato di portare i ramponi da mettere vicino alle scarpe per cercare di avere più attrito possibile, anche se i ramponi servono sul ghiaccio, sulla neve, però è brecciolino, se riesci a toccare il terreno sotto ti blocchi sicuramente meglio. Poi oggi è anche il penultimo giorno di vacanza, ho sbagliato, questo dovevo mettere molto prima. Perché diciamo che è un po' pesante. Andando qua, ma l'ultima parte, l'ultima salita. C'è qualcosa nel boschetto. Ho sentito camminare. C'è sempre qualche animale in agguato. Solo che non sempre si fanno vedere. Invece si va a Sorapis. Va dietro a camminare parecchio. L'ho fatto già altre volte. Questa è la terza volta che vengo qua pure io. Monte Cristallo è l'ultima volta, terza e ultima. Me la prendo con calma, se non viene a piovere. Una volta arrivato su decido se riesco a salire, perché sono venuto apposta solo per andare a quel rifugio che l'altra volta non me lo ero stanco, non me la sono sentita di salire. Dopo un poco, guardate quanta acqua sta scendendo. Quella campana, se l'acqua arriva a quell'altezza si mette a suonare la campana e avvisa del pericolo imminente.
proprio con... è chiaro, non dovevi far bagnare le scarpe. In pratica, a parte suonare, se in pratica tocca l'acqua, si muove troppo, non so, forse in base all'agitazione, tramite questa centralina si mette a suonare. Però non ho capito se suona già da solo, ma sembra più una tromba elettrica. In base al movimento che fa, l'oscillazione, fa suonare l'allarme per avvisare a tutti che c'è pericolo. E si dovrebbe sentire giù al paese, perché questo fiume va nel paese. Vediamo, non mi ricordo. Ah, non posso salire di là, che è ripido di là, è pure ripido. Oppure di qua che è più dolce. No, oh, faccio la cosa dolce. Tanto non vado di fretta. È venuto che mi ammazza con queste salite ripide. Inizia la salita del mio sentiero preferito su questo posto. Il sentiero panoramico che è tanto consigliato. La maggior parte è così, tutto bello dolce, niente di così pesante. Perché a parte è tutto abbastanza leggero, niente di eccezionale, ma poi è tutto panoramico. Dovunque giri vedi panorami e ti giri la montagna torno torno. Tutto panoramico. Salvo via che camminano già ma non vedo nessuno. Mi sa che questo freddo sarà difficile trovare qualcuno sopra. Sono quasi arrivato al primo punto panoramico. Questo è uno dei punti panoramici più pericolosi, perché qua è tutto burrone. Là mentre salzi scivoli per finire giù, andiamo a vedere. Sopra chissà che freddo che fa. Solo l'ultima salita. Le ultime due salite sono toste, quindi quando si inizia a entrare a vedere il rifugio. Devo andare
là sopra devo uscire dove stanno quei castelli. Oggi c'è questa strada che è tosta assai. Poi c'è una stradina piano 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 che si sale per il terreno, leggermente più, un po' più leggero, e dove non si scivola. Poi da lì là dietro, grosso modo dove stanno quei tralicci, dovrebbe stare il rifugio, e poi bisogna iniziare a salire su questa montagna. Inizia il divertimento. Guardate che frane che ci stanno qua. Speriamo che non venga a piovere oggi, se no diventa ancora più scivoloso di quando non è. Sai che dopo ci vuole qualcosa caldo qua sopra, mi sta venendo mal di testa. Umidità e un sacco di freddo. Dopo me ne vado a fare un giro al lago, se la temperatura è giusta. Purtroppo quest'anno sto fatto che non c'ho la felpa, è stato un macello. Non devo sopportare tutto il freddo. Non voglio che mi viene la febbre proprio adesso che devo partire. Guardate, mentre la salita ripida sta là, io devo fare zig zag sull'erba. Non vedo gente, sta salendo a vuoto così. Ma stanno facendo le prove. Per esempio, quando c'è un sentiero sotto e la gente deve passare sotto a queste benedette ovvie o funivie, ci sta una grande rete metallica che protegge le persone in caso si stacca un pezzo, il pezzo cade su questa rete. Guardate quando sono grandi. Qua invece no. Monte Cristallo. Sono contemporanei, guardate. Questo rumore fa capire che sta arrivando un altro. Io non ci salirei mai su questi trabiccoli, nemmeno morto. Mi devono addormentare per farmi salire. Anche, mamma mia, come cazzo fanno? La gente sta chiusa là dentro. C'è un solo gancio centrale con due persone a destra e a sinistra, non c'è nemmeno, non so come fai ad essere equilibrato. Il sentiero è vero che si allunga un po', ma adesso è tutto uno zig zag. Ah, si è rotto pure il sentiero, mi fa piacere, hanno fatto una specie di scaletta a cazzo di cane, o perché hanno messo quello scarico. No, ma devo scendere, ma devo salire. Si fa zion, gnon, gnon, zig zag finché non sali dove sta quel motore blu. E da lì in poi inizia la pianura. Si è modificato un po' sto sentiero. Forse è meglio adesso. A parte sto passaggio che hanno fatto, però.
non sembra tanto cattivo. Sono sempre venuto col sole qua sopra, che era spettacolare. Stavolta con il freddo e forse anche con la pioggia. L'aria è sempre più fredda. Sta gente che se fa in discesa lì anche con la bici. Mi sono messo l'impermeabile giusto giusto, ma me lo sono messo per riscaldarmi, che stando chiuso dentro, dentro a questa giacca al vento, protegge dal vento, ti fa sudare e ti tiene pure caldo. Ma sta iniziando a piovigginare. Sempre più in alto. Potevo essere già arrivato. Se sulle scale proseguivo dritto. In stanza non ci sta nemmeno l'aria calda. Devo chiedere quando inizia a fare freddo, non ho capito come si riscaldano. Non finisce più questo sentiero. C'è scritto 1,50 giù. Non ci vuole questo tempo. Che io mi ricordo massimo 1,5 ore, una volta per un'ora. Dove andate a passo che non ci mette. Arrivato sul piano. Adesso c'è l'ultima salita. Prima di arrivare al rifugio. Sono andato pure in mezzo a quel bosco una volta. Fu un bel posto panoramico. Sono micidiato questi posti perché devi stare attento. Da un lato erba, piante, quest'altro lato se sbagli vai giù. Queste montagne sono abbastanza pericolose. Se cammini in mezzo ai cespugli, apri un cespuglio e trovi così. E non c'è niente che ti possa salvare. Di qua, vediamo che sia sempre, dovrebbe essere Parco Rioggera, che un giorno andrò a vedere per capire che cacchio è questo Parco Rioggera. Ah, attenzione, grazie, è micidiale questa discesa. Ecco là, il rifugio
Dovrebbe stare là sopra, eccolo là. Adesso ho queste due salite da fare, che sono un po' più impegnative, però piano piano non c'è niente da fare, me li mangio. Ammazza, lo ricordavo più muscio. C'è in pratica, ma è da pazzi. Io avrei fatto volentieri quello, ma comunque pieno di sabbia. Oppure quella, anzi quell'altro, sì. E quello lo vedevo della mia finestra, sì. Allora, praticamente questo qua, quello più bello, più largo, più sfizioso, avrei fatto volentieri, ma si bestemmia. Questo si scivola, tu arrivi fino là sopra e poi là sopra non so se si cade a precipizio, che succede? Io dovrei fare, perciò ecco perché l'altra volta non l'ho fatto e non so nemmeno se oggi ci va qualcuno. Dovrei lasciare il rifugio e dovrei camminare dritto così. Dovrei fare tutta quella sabbia che è micidiale. La gente sale là sopra, non so perché cacchio fa salire là sopra, ma ci sale. Qua tante altre montagne. C'è anche un bel lago, diventa ancora più bello il lago quello là sotto. Ci sono andate già due volte. Ci sono varie strade per scendere. Io dicevo scendo dal rifugio che più sembrava più vicino, invece è più vicino qua. Forse è pure più corto da qua. Mi sa che oggi. Mi sa che oggi sul rifugio non ci sta nessuno. Allora, si può andare di qua. Faccio una cosa, faccio una. Non mi ricordo se là. Dove va di solito. O si può andare di là perché là di solito vanno le macchine. È più largo, oppure di qua. E mi sembra che vado di qua. Il rifugio sta là. Io a fianco al rifugio dovevo iniziare a salire. Vedi quei pali? Era la teleferica, cioè la funivia che portava sopra. Si dovrebbe salire fino a là sopra, ma non ho visto nessuno che sale. Non so, e non vede ne nemmeno nessun movimento al rifugio. Non vorrei che il rifugio sia stato chiuso, non lo so. Poi questo pure mi sarebbe piaciuto. Comunque sono ammazzate. E molte volte ho visto, due anni di fila, ho visto la gente che saliva e scendeva da questo punto. E là sopra, quella specie di casetta, dovrebbe essere il vecchio impianto. E forse a fianco c'è un altro rifugio, forse. La gente da qua giù andava là sopra solo con questo, non esiste un altro sistema. E adesso sono inventati il fatto che camminano a piedi sulla sabbia. Sono arrivato qua, comunque la gente c'è che cammina, non so quante ore ci vogliono per andare là sopra. Ma ad occhio, in base alla grandezza delle persone, che sembrano formiche, in base all'altezza, è la pesantezza minimo 2 ore, 2 ore e mezza. Qui il rifugio San Forca. Questo è dove stava la vecchia funivia. Ormai è tutto abbandonato, guardate, ci sono solo gli spadaneve. Alla funivia, ah, eccola, no, ecco, la funivia sta là. Ben imbrogliata, eccola là. E non funziona più. Qua invece sono io gli sparaneve per fare un po' di neve a terra. Ma dove cazzo sono salite sta gente? No, è criminale. C'è anche una bella croce là sopra che aspetta, ma come ultimo giorno sto abbastanza stanco. Come? Ma secondo me neanche ce la potrei pure fare, ma ce la devo bestemmiare parecchio. Devo bestemmiare parecchio. Andiamo a vedere. Ma è pazzesco. È tipo il passo del Pordoi. C'è una salita spaventosa. Nemmeno quello che ho fatto per andare sulla grotta Giao era così pesante.
È vero che non è diritto. Hanno fatto il sentiero che vanno a destra e a sinistra. Almeno credo, a meno che non sanno. Perché sono vedo pure le frecce. Comunque non ce la potrei fare per vari fattori. Uno, aria fredda, mi viene l'affanno e mi rallenta molto, mi viene molto l'affanno e appesantisce pure il cuore. Intanto non si va di qua. Due, sono l'ultimo giorno della l'ultima salita e poi l'ultimo giorno di vacanza e sono già abbastanza stanco in questi giorni, devo metterlo per primo, per secondo, come ho fatto con Dante Ermoia. E tre, quest'anno sono poco, mi sono allenato pochissimo, ho messo 10 kg in più e non sono in forma. Tre cose per farti vedere l'infarto. E poi comunque arrivare là sopra, non so per quanto tempo, e poi si fa una ferrata. Sì. Ma non credo. Non credo che riesca a salire da sopra. Da giù, queste volte, ci sono cose che non si riescono a vedere. Io vedevo solo una salita ripida, ma non vedevo che a un certo punto la salita va a diminuire, si va a spianare. Dove se il secondo palo là si dovrebbe spianare. Guardate, si spiana. Se salito qua su per sfizzi, non ce la posso fare a salire da sopra. Sarebbe bello, mi sa che arrivare morto veramente. Guardate la gente, è come formichine, quelle sono persone, il rapporto con quella salita almeno da qua vedo meglio. C'è una croce e poi ci sta la rimanenza di questa funivia. Oh, c'è gente che non c'è un cazzo da fare, veramente. Ma va là sopra dopo aversi fatto tutta questa ammazzata, si va a fare anche la ferrata. E adesso il tempo di fare qualche scivolata, perché per scendere giù adesso le scivolate sicuramente ci stanno. Me ne vado a rifugio, mi vado a bere qualcosa di caldo, mi sto un po' lì sperando che ci sta qualcuno che non vedo movimento, e questa cosa è strana. Ho dimenticato le scarpe chiodate, sono arrivato al secondo palo laggiù e me la sono vista nera per scendere, perché è pazzesco come si scivola. Non ho le scarpe da trekking giuste, voglio portarle la suola chiodata che si mette sotto e mi sono dimenticato, sono in macchina ed è stato bestiale la discesa. Figuratevi se andavo là sopra, ci mettevo 2 ore solo per scendere. Tutti i posti belli. Che rifugio. Qua pure scendere. Amici di Ale.
tutto vuoto. Ah, funziona. Terzo anno di fila che vengo qua sopra. Rifugio son Fosca. Guardate che panorama, peccato che oggi non ci sia nessuno. Hanno visto il maltempo, nessuno è salito per il momento. Sono le 9.54. Effettivamente, questo tempaccio. Devo vedere pure io dopo me ne vado. Adesso un bel giretto. Mi hanno letto nel pensiero oggi. Sono anni che vengo qua. Devo fare un sentiero alternativo. Voglio scendere giù al lago e c'è un sentiero sono due sentieri veramente, io voglio fare quello di ritorno, ma c'è un sentiero di 2 ore e mezza. Non sarebbe nemmeno tanto se non piovesse, che porta in un bel posto, c'è anche un'antica galleria, non so se è una galleria scavata nelle montagne, la porta su strada. Oh, una bella sega storta. Buona tazza di tè. I miei piedi non si erano sbagliati, era meglio di là. Meno scivoloso. Adesso voglio fare un'alternativa che non mi hai fatto, a parte scendere sotto al lago che già conosco, però visto che hanno sistemato, hanno fatto anche il giro lago, anche se è molto piccolo, però sembra che è stato rimodernato il lago San Forcia. E poi mi faccio un bel percorso ad anello sfruttando la strada sterrata come questa. Per esempio questo qua non lo conosco, non l'ho mai visto questo sentiero. Ferrato Ivan di Buna, senza orario, boh, questo non mi interessa. La ferrata. Se andiamo là sopra ci metteva un minimo 2 ore e mezza di bestemmia col cuore a 1000 e altre almeno
minimo 2 ore per scendere, perché si scivola, altamente scivoloso. Le scarpe adatte, in pratica sono riuscito a salire da qua sopra. Ma che vada per nottare qua sopra. Insomma, sto lago si è fatto molto 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 più grande dell'altra volta. L'altra volta era solo un buco, due volte sono... no, una sola volta sono andato, mi sembra una o due volte, non mi ricordo. Era un buco brutto, con l'acqua che a stento si vedeva il colore. Ed era un laghetto artificiale, per esperimenti, non so di che tipo di esperimenti, forse ci buttavano pesci dentro. Che fanno sempre esperimenti in montagna, nei laghi, esperimenti buoni, non quelli usando cose chimiche. E stavolta mi sa che l'esperimento è finito, perché il lago è molto più grande. E praticamente c'era un sacco nero sotto, impermeabile, per non far perdere l'acqua, con il bordo attorno tutte di pietre. E c'era scritto assolutamente non fare i bagni, perché era un lago in via sperimentale, non so che cacchio stavano facendo. E c'era anche un tubo, che forse è quello che portava l'acqua, o che se lo prendeva. Una discesa abbastanza ripida, ed è l'unica diretta. Almeno faccio qualcosa. Una cosa di nuovo. Faccio anche il giro largo, che hanno messo pure i cartelli a lui. Ho visto dappertutto, hanno messo due cartelli. Guardate, è diventato enorme sto lago. Non so se quello è il giro lago. No, le pietre bianche era il giro lago. Invece, dopo le pietre bianche, è diventato enorme. È diventato il doppio di quello che era. Oh, pazzesco. Mi sa che l'esperimento è riuscito, hanno creato il lago artificiale, hanno tolto pure il tubo, non lo vedo più, hanno fatto questo laghetto artificiale, non so come fa l'acqua a rimanere sempre dentro, poi naturalmente con le piogge si riempie. Cosa che cerco di fare anche io nel mio piccolo, nelle mie zone, ma non così in grande, da solo, senza l'aiuto. Oh, che acqua! Oh, guardate che acqua! Ah, ci sta ancora lo scarico. Sento un rumore di scarico. Da lì forse si butta l'acqua e da lì se ne scende. Però qua dentro sicuramente ci saranno i pesci, non so perché l'hanno fatta. Ma all'inizio era molto più brutto. Guardate. C'è uno. Sorte di pompa che non ho capito se tira l'acqua o la sta buttando qua dentro. Guardate che si inventano queste persone.
e hanno creato questo bel posto dove ci sono anche qualche tavolo per poter fare qualche picnic. È la strada che porta al paese. Meno male che non devo più salire. Rifugio sta là sopra. Facciamoci questo giro lago. Giusto per segnarlo sulla mappa. Vediamo se al confronto dell'anno scorso è aumentato, non me lo ricordo così grande. Per essere un lago artificiale sperimentale è fatto veramente bene. Chissà un giorno se scopriremo, non ho mai chiesto a nessuno per capire a cosa serve questo questo lago sperimentale. L'hanno chiamato lago Sonforcia. Chissà a cosa servirà. Poi ci hanno messo i pesci dentro. Se stanno i pesci dentro per cercare di fare una riproduzione, per fare qualcosa di bello, oppure se è solo un lago che viene pescata l'acqua in caso di incendio o qualcosa, non so, anche se qua non è facile incendiare qualcosa, la maggior parte è tutto verde qua. Guardate che riflessi, si specchia tutto dentro. Oh, fantastico. Peccato che le panchine si stanno rompendo e il cartellone dove c'era scritto tutto sopra è precipitato. Ultimo saluto a questo lago e adesso me ne vado in giro alla scoperta di nuove piste, nuovi sentieri. Riuscirò a scendere per una strada alternativa? Lo sapremo nella prossima puntata. Io non ricordo se questa strada l'ho fatta già qualche volta, ma c'è il dubbio che sto facendo solo un giro. Se succede quello che penso, mi vado a buttare in quella discesa ripida dove ci si ammazza. Che uccello sei? Tacchi verso strada. C'è un'umidità pazzesca oggi qua. Mamma mia. E sono sempre più convinto che io sto uscendo da dove sono venuto. Ho solo fatto un giro inutile, largo. Vediamo se trovo il sentiero per scendere, ma la vedo un po' nera. Andiamo a vedere dove sono uscito. Le mappe segnano un sacco di strade vecchie. Secondo la mappa qua dovrebbe essere una strada. Sì, volo. Volare. C'è una strada, eccola là. Fa paura qui sopra.
presi la strada più difficile da scendere, anche se i sentieri sono completamente sbagliati. Dietro sto scendendo in un'altra parte e non so se sto andando la direzione giusta, perché le mappe sono completamente sballate. Eccola, sgommata. Le mappe sono completamente sballate, ma spero che questa porta giù da dove sono salito io, questa a piedi, nonostante era sconsigliata, tutti risalgono di qua. E con i soldi che ho nemmeno i taxi mi pago. Speriamo bene. Ma dovrebbe essere questo, perché mi sembra che se reti ci sono passati da sopra. È appena passato un animaletto sulla strada, chissà cos'era. Hanno messo questa cosa, sembrerebbe tipo una rete protettiva. Chissà perché, che ci sta qua dentro. Guardarsi che la abbassano in determinate stagioni dell'anno, si fanno sci per evitare che vanno a finire giù. E guardate questa strada, se ne sta scendendo tutto, guardate, se è tutta ghiaiosa è facile che... Allora, se non erro, là sopra dove sta quella pianta devo stare io prima, dove sta la panchina. Se non mi sono sbagliato, e se non mi sono sbagliato, tra circa 200 metri ritorno sul sentiero principale, quello originale che ho fatto io, e poi me ne vado al bel lago. Vado a fare una bella passeggiata al lago di Mosigo, che non so cosa sia, dove si trova, ma dicono che è un bel laghetto. Sono sceso al bivio di prima, e poi c'è quel sentiero così facile, eppure consigliato, perché è molto molto leggero. La gente, anche anziana, stava salendo su questo, ma questo è più pesante e diretto. Non so perché fanno queste cose. Che bello, un altro sentiero, andiamo a vedere. Andiamo a vedere nuovi sentieri. Là, qua si chiama Popontio, 1948 metri. Popontio, che cacchio. L'Arieto, che cos'è sto L'Arieto? Ah, c'è un sentiero che scende in mezzo alla pineta. Andiamo a vedere questo Arieto, che cacchio è. L'Arieto, allora scende. Che sa, che comunque, come si scivola sulle radici. Che può essere questa posta? C'è un cartello, non c'è assolutamente una beata minchia. C'era solo scritto L'Arieto là sopra, con una freccia, e ci sono i numeri dei percorsi, che sulla mappa non esistono. E poi non si sa che cacchio sia sto posto. Cioè non esiste nemmeno sulla mappa, che uno se non si vuole perdere. Dove cacchio porta? Mi sono messo a scendere, ma dopo c'è stata una bella salita che mi aspetta. Questo è sud, che adesso sta iniziando a chiudere. Per far che cosa? Per arrivare
a iniziare a fare dei punti esposti e chissà dove va a finire. Cioè in pratica porta sul fiume, questo è tutto. O porta sul fiume, ah no, continua. Dovrebbe scendere qua sul fiume, poi continua. In pratica porta a Cortina, il migliore agriturismo che ci sta, almeno come pubblicizzato su internet, su Facebook. E c'è il nome di questa frazione del paese e anche il ristorante c'è lo stesso nome. E per questo sfizio adesso mi devo fare una lunga salita per tornare sopra. Mazza, guardate che sassolino è caduto e si è messo sul letto del fiume. Da dove è scesa sta pietra? E chissà quanti anni, secoli fa. Si stanno baciando, ma non so cosa stanno facendo, guardate. O si stanno nascendo qualche lumachina. Non ho mai visto due lumachine così. Formiche giganti al lavoro. Bella salita, però almeno sono nella pineta al fresco, anche se se radici da fuori sono micidiali, come metti i piedi sopra, fai delle cipollate pazzesche. La salita, poi devo arrivare da sopra e continuo la mia discesa, mi trovo un bel posticino per fare una pausa. Mi si è tolto lo sfizio di scendere qua giù. Finito in giro, adesso mi vado a cercare un posticino tranquillo dove fare una pausina. Quanta acqua, come scorre, chissà da dove viene tutta quest'acqua. Salto? Ok. Una mezz'oretta d'acqua. Tornando verso casa dovrebbe stare un laghetto, si spera che, visto che siamo inizio di settimana, si spera che c'è poca gente come qui sopra. Dove cosa mi posso fare? Ah, mezzogiorno, una bella pausa pranzo con tanta calma. Io volevo fare uno spuntino, ma ormai è mezzogiorno già.